Intanto la prima notizia, quella più importante, riguarda Luca Sasanelli, che era agli arresti domiciliari per un fatto di vita privata, per stalking nei confronti della sua ex ragazza. Sono stati revocati gli arresti domiciliari, il ragazzo si è anche allenato a parte questa mattina con la squadra, non sappiamo se sarà convocato per la partita casalinga con la Carrarese in programma domenica alle 18:30. Per quanto riguarda invece la squadra, insomma, Pescara in questo momento in caduta libera, Marina 7 gol nelle ultime due partite subiti, addirittura 19 nelle ultime 5 trasferte, continuando così il Pescara, lo diciamo, insomma, rischia di perderle tutte, speriamo di no, però insomma bisogna reagire in modo vigoroso, con orgoglio, con carattere. La squadra che affronterà il Pescara è la Carrarese, che attraversa un ottimo momento di forma, è terza in classifica, ha cambiato l'allenatore, col nuovo allenatore Antonio Calabro ha cambiato decisamente passo e marcia, 6 vittorie, 3 pareggi, nessuna sconfitta, una squadra che si difende bene, segna tantissimo. Ricordiamo ancora una volta Pescara Carrarese domenica alle 18:30, la notizia più importante, la ripetiamo ancora una volta, revocati gli arresti domiciliari a Luca Sasanelli, che oggi si è allenato a parte, quindi è tornato a respirare, diciamo, aria di prima squadra con i suoi compagni. Per quanto riguarda invece il Pineto sarà di scena domenica a Fermo, ore 20:45, sta facendo un ottimo lavoro il nuovo allenatore Roberto Beni, 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Al di là dei risultati, che sono sicuramente positivi, Marina, c'è stato un cambio di mentalità, il Pineto gioca sempre per vincere, tra l'altro Beni recupera tanti infortunati, li ho dovuti scrivere perché ne erano parecchi: Amadio, Marafini, Evangelisti, Traini, lo stesso De Santis che era stato fermato per un turno dal giudice sportivo, insomma un solo indisponibile per la trasferta di Fermo, Schirone, che è un lungo degente. La Fermana ha cambiato allenatore, è ultimissima in classifica, sembra spacciata, è stato esonerato Protti, al suo posto è arrivato Mosconi, che all'inizio di questa stagione allenava il Campobasso, poi è stato esonerato, lo scorso anno era a Fano, ha vinto i playoff. Tra l'altro, la curiosità, lo scorso anno il Pineto ha centrato la storica promozione in Serie C, ma ha perso 2 partite contro il Fano, allenato da Mosconi, che è il neo tecnico della Fermana. A Pineto staranno facendo già i debiti scongiuri. Massimo, una domanda che ti faccio anche da profana, no? Hai parlato molto di cambi allenatore dalla Carrarese, lo stesso Pineto mi sembra che con Beni abbiamo anche cambiato un po' passo, e la Fermana, hai detto poco fa, ancora però non si è ripresa. Pescara, Bucaro, come siamo messi? Purtroppo Bucaro, insomma, non ha cominciato bene, o meglio, aveva cominciato bene vincendo la prima partita contro la Lucchese, e poi sono arrivate queste 2 sconfitte, 2 rovesci, direi, no? 4 gol contro la vice capolista Torres, comunque bisogna sempre dire, la Torres è la rivelazione del campionato, soprattutto l'ultima gara di Recanati contro una squadra che nelle precedenti 16 partite, Marina, aveva vinto solo una gara, quindi insomma è chiaro che è un momento molto ma molto delicato. Il Pescara, ripeto, sembra in caduta libera, con questo trend rischia di perderle tutte, questo è il punto. Io so che dicono sempre no, l'allenatore non si cambia, poi a un certo punto apri un giornale o spogli un sito internet e viene fuori che l'allenatore è cambiato. Può essere uno di questi casi? Ma la società ha rinnovato fiducia all'allenatore, resterà Bucaro sino al termine della stagione. Poi vedremo, perché le cose potrebbero anche cambiare, no? Dipendere anche dalla prossima partita, anche se sono stati chiari i dirigenti, soprattutto dell'Icarri, Bucaro sino al termine della stagione, indipendentemente da quello che succederà domenica prossima.